Se state cercando un avvocato, o un designer, o uno stilista, beh, buona fortuna. Sono tutti impegnati a scegliere una nuova auto, perché FCA ha pensato a chi lavora in proprio. Hai solo dicembre per scegliere Bonus Impresa, il vantaggio dedicato alle partite IVA sull'acquisto dei veicoli del gruppo. Ad esempio, su Alfa Romeo Giulia, il bonus è di 10.000 euro sul prezzo di listino. Scopri di più su bonusimpresa.it. Questo programma è offerto da Fidelity International. Bentornati su Blue Rating News, vediamo insieme le principali notizie della giornata. Manovra trattativa tutta in salita per l'Italia. Fisco più poteri alla Guardia di Finanza contro l'evasione. Il G20 dà la scossa alle borse. Il tesoro dei Doris vale 1 miliardo di euro. A Soreti l'amministrato spinge la raccolta a ottobre. Reclutamento, coppia d'assi per Azimut CM. Italia ed Europa si avvicinano, ma servono i fatti. Il commissario dell'Unione Europea per gli affari economici, Pierre Moscovici, ha detto che l'esecutivo europeo sta aspettando mosse concrete e credibili da parte del governo italiano sulla revisione della manovra di bilancio per il 2019, al momento in contraddizione con le regole comunitarie. Moscovici ha detto che il dialogo con Roma sta procedendo a ritmi intensi, sottolineando però che la Commissione sta aspettando ulteriori dettagli. Abbiamo bisogno di impegni che dovranno essere credibili, ha dichiarato durante una conferenza stampa. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto che presenterà quanto prima l'UE una sua proposta per evitare che l'Italia sia sottoposta a procedura di infrazione per deficit eccessivo. Più potere alla Guardia di Finanza è l'analisi di Italia Oggi, secondo la quale gli agenti delle Fiamme Gialle avranno anche poteri di indirizzo e coordinamento dell'attività di contrasto all'evasione, in concerto con l'Agenzia delle Entrate. Le disposizioni sono state date durante i lavori parlamentari di conversione del decreto fiscale. La Guardia di Finanza, assieme alle entrate, predisporrà anche un piano annuale dei controlli sui contribuenti di medie dimensioni. Si tratta di soggetti con un giro d'affari compreso tra 7,5 milioni di euro e 100 milioni di euro e che, in quanto tali, risultano esclusi sia dai nuovi indicatori di normalità economica che dal tutoraggio fiscale. Santa Rally, un termine che negli Stati Uniti connubia mercati e Babbo Natale, è l'attesa ripresa di Wall Street che, dopo l'esito del G20 in Argentina la scorsa settimana, dovrebbe concretizzarsi da qui a fine anno. Le avvisaglie sono arrivate dalla buona partenza degli indici USA e dei listini europei, con l'indice Eurostoxx 50 che ha chiuso la seduta di ieri con un guadagno dell'1,3%. Anche Piazza Affari è chiuso in positivo dopo la notizia del raggiungimento di un accordo tra il presidente americano Donald Trump e quello cinese Xi Jinping, che prevede la sospensione delle imposizioni di nuove tariffe doganali, mentre le due parti avranno 90 giorni per negoziare un'intesa. I mercati hanno reagito in maniera positiva perché la riduzione delle tensioni ha migliorato il sentiment degli investitori, anche verso mercati emergenti che quest'anno sono stati molto penalizzati. Il tesoro della famiglia Doris vale oltre 1 miliardo di euro. Finprog Italia, cassaforte dei Doris, avrebbe superato la quota di 1 miliardo di patrimonio netto. È la conseguenza della decisione presa qualche giorno fa dall'assemblea degli azionisti della società, che custodisce il 26,3% di Banca Mediolanum e che ha rimandato a nuovo l'utile di 59,2 milioni di euro segnato nel bilancio chiuso lo scorso maggio. Il profitto accantonato, di poco superiore ai 58,6 milioni dell'esercizio precedente, ha così fatto salire il patrimonio netto da 979,6 milioni di euro a circa 1 miliardo e 38 milioni. L'utile deriva interamente dal dividendo pervenuto da Banca Mediolanum, invariato anno su anno a 59,1 milioni di euro. Ottobre positivo per le reti di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuorisede. A Soreti, l'associazione guidata dal segretario generale Marco Tofanelli ha comunicato che il settore ha messo a segno una raccolta netta positiva di poco superiore a 1,6 miliardi di euro, con una crescita del 62,7% rispetto al mese precedente. Le movimentazioni sui prodotti del risparmio gestito vedono nel complesso la prevalenza delle uscite per 820 milioni di euro, mentre gli investimenti netti sui prodotti in regime amministrato sono positivi per quasi 2,5 miliardi di euro. A livello societario, dall'inizio dell'anno ad oggi, Fideura mantiene saldamente il primo posto con 8,2 miliardi di euro, seguita da FinecoBank con 4,6 e da Banca Generali con 4,3 miliardi di euro. Nuovi ingressi di rilievo per Azimut Capital Management SGR, società del gruppo Azimut a cui fa capo la rete di consulenti finanziari in Italia.
protagonisti del reclutamento due professionisti provenienti dal settore bancario. Nella macro area Emilia-Romagna, Marche e Umbria, coordinata dal Managing Director Monica Liverani, fanno quindi il loro ingresso Alessandro Franzoni e Nadia Cristalli, con la finalità di rafforzare la struttura dell'area manager Andrea Gualaldi. Azimut Capital Management si conferma polo attrattivo per tutti quei bancari che vogliono sviluppare il loro potenziale e le loro competenze in un ambiente che pone il professionista al centro della strategia di crescita, ha commentato Paolo Martini, amministratore delegato della società. Il consiglio del giorno offerto anche quest'oggi da finanzaoperativa.com è ST Microelectronics, buy per Equita con target price di 20 euro dopo apertura in mattinata 13,58. Equita ritiene che la tregua sulle tariffe sia positiva in particolare per il settore dei semiconduttori che ha un'elevata esposizione al commercio Cina-USA. Infine ecco la migliore e la peggiore performance giornaliera nella categoria dei fondi comuni aperti retail disponibili in Italia. Sulla base dell'ultima rilevazione disponibile del NAV a guidare la classifica un prodotto di East Capital, mentre ultima posizione per Musnish. Qui da Blue Rate News è tutto, come sempre un augurio di buon investimento. Questo programma è offerto da Fidelity International. Se state cercando un barbiere, o uno chef, o un fotografo, beh, buona fortuna. Sono tutti impegnati a scegliere una nuova auto, perché FCA ha pensato a chi lavora in proprio. Hai solo dicembre per scegliere Bonus Impresa, il vantaggio dedicato alle partite IVA sull'acquisto dei veicoli del gruppo. Ad esempio su Fiat 500X, il bonus di 4.500 euro sul prezzo di listino. Scopri di più su bonusimpresa.it.